Per le operazioni di controllo e ripristino dei livelli dei vari liquidi dell'auto, ti servirà una confezione di liquido di raffreddamento, una di liquido per il parabrezza, una di olio motore e una di liquido dei freni. Scegli delle confezioni piccole che potrai tenere nel bagagliaio. Nella descrizione del video trovi una lista dei prodotti necessari per questa operazione. Un'auto è un insieme di elementi complessi riuniti in un unico sistema. Non ci presti molta attenzione, perché non ti servirebbe a niente, o quasi. Devi però sapere che un malfunzionamento, anche piccolo, può rapidamente avere delle conseguenze anche costose. Controllare i livelli e fare attenzione a semplici elementi di controllo può evitare o prevenire delle riparazioni costosissime. La verifica dei livelli va fatta a motore spento e con l'auto a terra. Estrai l'asta di controllo dell'olio dalla sua custodia. Asciugala con carta assorbente. Rimettila a posto ed estraila di nuovo. Controlla l'estremità dell'asta. È questa parte che ci dà conto del livello dell'olio nel motore. Quest'ultimo sarà da considerare perfetto quando sarà a metà di questa parte. Occhio, soprattutto non deve mai superare il massimo. Rischi di rompere il motore. Se vedi che il livello è basso, apri il tappo di riempimento e aggiungi un po' d'olio. Stiamo parlando di qualche centilitro. Non di più. Dopo aver ripulito l'asta, rimettila di nuovo dentro. Ripeti l'operazione fino ad arrivare al livello perfetto. Il raffreddamento del motore è importante come l'olio. Sono entrambi vitali. È molto importante verificare spesso questo livello. Apri il tappo del vaso di espansione e metti il livello al massimo. Attenzione, anche qua non andare oltre al livello massimo indicato. E soprattutto mai con il motore caldo. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Il serbatoio del liquido dei freni ha a sua volta degli indicatori di livello. Quando cala, significa semplicemente che le pastiglie sono consumate. L'usura è compensata dai pistoni, che quindi escono di più e allungano il circuito dei freni. Il circuito conterrà quindi più liquido. Per questo motivo il livello si abbassa. Se il livello è sotto al massimo, aggiungi del liquido. Approfitta di questo momento per aggiungere anche il liquido del parabrezza nell'apposito serbatoio. In tal modo, il parabrezza e il lunotto posteriore ti garantiranno un buon campo di visuale, fondamentale per la sicurezza. Questa operazione va eseguita regolarmente per assicurare un buon funzionamento dell'auto. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Usedool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.